Ciao a tutti, questo video per proseguire con il linguaggio del corpo, in particolare con la gestualità maschile, perché anche il maschio, anche l'uomo, come la donna, emette tutta una serie di gesti per farci capire che gli piacciamo. Vediamo quali sono quei gesti che mette in atto un uomo. Beh, anche lui, come la donna, si accarezza i capelli. Accarezzarsi i capelli, ammesso e concesso che li abbia, è un segno non solo di gradimento, può anche essere un segno di autocompiacimento, ma è comunque un indicatore del fatto che è anche un modo per spostare un po' l'attenzione su di sé. È un segnale di gradimento, sta bene, si trova bene, si accarezza i capelli, in qualche modo. Si trova bene nel dialogo, in quello che vede, in quello che diciamo, quello che stiamo facendo. Poi un'altra cosa è il fatto che magari si tende a toccarsi, accarezzarsi la barba, il pizzetto, è come se si stesse preparando per noi, si sta facendo bello per noi, inconsciamente. Sta sistemando, sta dando il meglio, vuol mostrare il meglio di sé. E se ci fissa la bocca, aspettatevi un bacio all'improvviso. Ovviamente se sarà abbastanza coraggioso da farlo, o comunque significa che non vede l'ora di baciarvi. Un'altra cosa che fa il maschio, che fanno tutti gli uomini, è quello di scoprirsi, toccarsi l'orecchio, è un segnale di pulsione sessuale, cioè può anche essere un segnale di pulsione affettiva, cioè di un desiderio affettivo, però generalmente quando un uomo si scopre l'orecchio, magari si mette il dito nell'orecchio. È un modo per farci capire che ci desidera dal punto di vista fisico, che ci desidera dal punto di vista sessuale. Non vede l'ora, insomma, di toccarvi, di avere un contatto fisico con voi. Un'altra cosa è toccarsi la cravatta, giocare con la cravatta è un simbolo fallico e quindi è sempre un modo per mostrarsi, mostrare attrazione, far vedere comunque la sua virilità. Anche se il gesto più eclatante che possa fare un uomo è quello di toccarsi i genitali, ovviamente non in modo volgare, non deve essere un maniaco sessuale, però facendolo fa proprio capire che in qualche modo vi desidera fisicamente, gli piacete molto. Anche la camminata è importante, ci sono uomini che ti tengono il passo, ti stanno a fianco oppure ti cedono il passo e quindi sono concentrati su di te e ti considerano comunque importante e ci sono uomini che invece tendono a dominare, a predominare, quindi ti lasceranno magari indietro, camminano, ma loro sono più avanti di te. Ecco, questo genere di uomo e di uomini sono quegli uomini che sono più centrati su loro stessi e tendono più a dominare che non a essere dominati. Questi sono alcuni gesti forse i più importanti che emettono gli uomini nella seduzione. E iscrivetevi al canale, mettete like, attivate la campanella. Un bacio dalla pillola.